Salve a tutti e a tutte, qui è CryptoAdamus. Oggi vi porto aggiornamenti per quanto riguarda Cadena, in cui continuiamo a vedere come il suo intero ecosistema continua a crescere. Lo sappiamo, in ambito internazionale sta succedendo qualcosa di molto importante e non darò opinioni al rispetto perché ho già fatto un video al riguardo, che vi linkerò qui in alto a destra. Tornando agli aggiornamenti, vediamo la prima notizia, che è che ZoidPay collabora con Cadena per offrire liquidità interoperabile istantanea. Quindi, per chi non lo sapesse, ZoidPay è una piattaforma di liquidità crittografica che consente l'emissione istantanea di carte da acquistare presso qualsiasi commerciante con commissioni molto, ma molto basse, consentendo agli utenti di acquistare qualsiasi cosa da qualsiasi luogo con criptovalute. Ottimo per il discorso della massive adoption e soprattutto per l'ecosistema di Cadena, dove si potrà acquistare senza sforzo in più di 100 milioni di negozi in tutto il mondo. E qua sotto possiamo vedere che adesso gli holder di Cadena possono acquistare utilizzando Cadena per oltre 100 milioni di rivenditori online. L'estensione di ZoidPay Chrome offre agli holder di token Cadena liquidità istantanea per il loro token, consentendo così i pagamenti digitali online, che si tratti di prenotare un viaggio su Skyscanner, pagare un abbonamento Netflix, prenotare un soggiorno su Airbnb, fare acquisti su Amazon o persino acquistare un Happy Meal da McDonald's. L'estensione ZoidPay Chrome consente agli utenti di acquistare istantaneamente con Cadena. E infatti possiamo vedere che l'estensione può essere già scaricata da questo link. Vabbè, per il momento è solamente accessibile per la zona SEPA. La ZoidPay, in cui la scarichiamo, la aggiungiamo all'estensione di Chrome e lì potremo iniziare a comprare direttamente nel commercio normale. E questo è molto interessante, essendo che prima dovevamo ritirare i soldi dagli exchange, fare il peer-to-peer, oppure dovevamo pagare commissioni elevate per ritirare fuori i soldi direttamente dall'exchange, vendendoli all'exchange, e invece così si rompono quei muri che ci separano dalla realtà, dandoci così l'opportunità di pagare direttamente ai negozi in cripto. Ed è una buonissima notizia per l'ecosistema di Cadena. E vi voglio far vedere questa immagine per farvi capire la potenza di Caddex, perché una cosa che fa, a differenza di molti altri exchange decentralizzati, è che destina solamente il 5% di tutta la liquidità del token Caddex al team, advisors e alle partnership. E questo è molto importante per la decentralizzazione di un token. Infatti possiamo vedere come per esempio in Radium il 52% della liquidità del token Radium è destinata al team advisors e ai partnership. E questo ci fa vedere che Radium non è decentralizzata, ma che praticamente la metà della liquidità appartiene a poche persone. Caso simile è quello di Balancer, Uniswap e Trader Joe. E questo ci fa capire moltissimo la filosofia che ha questo nuovo progetto e la filosofia che ha il loro team. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video, vi ricordo di lasciare un mi piace, di commentare e di iscrivervi. E noi ci vediamo alla prossima!